Signori, bentornati in un nuovo episodio di Madonna Elsid. Signori, nell'ultimo episodio siamo riusciti, ho i traumi, a uscire dall'ospedale. Ci ritroviamo in casa. Abbiamo fermato il demonio di Camilla che stava per uscire. Non ci sto capendo un cazzo. Io pensavo di uscire in casa perché almeno mettevamo la chiave degli archivi, ma poi è un incidente. C'è stato un incidente. Ah, sarà questo che ha ucciso Camilla. Magari ha avuto un incidente. C'è qualcuno in auto. Oh my god. This is terrible. Hey, stay calm. I'm gonna go get help. Questo è terribile. Ma tu... Car door is stuck. I can't open it. There's a payphone on the other side of the street. Okay. Devo chiamare aiuto. Vai a cagare. La portiera è chiusa. Vaffanculo. Posso, quindi, attraverso la strada chiedo aiuto. Una cabina telefonica nel bel mezzo. Mamma mia, raga. Madonna, che brutto, raga. Siamo in una strada così a caso. Dai, madonna. Chiama. Shit. It's broken. Shit. Shit. It's broken. Shit, it's broken. Vai a cagare. E quindi cosa cazzo faccio? Ritorno indietro? Magari si apre da questo lato. Camilla! Ma non so chi è, sembra Camilla, però... Ma dai, rompi il vetro, che due cogli... Sto sentendo dei rumori stranissimi. Lì si è aperta di nuovo la via della luce. Qual è il mio obiettivo, per cortesia? È un'altra cabina telefonica? Beh, ma penso che ti sarai accorto, personaggio, che tu ti fai di droghe pesanti, no? Damn it. I need money. Dai, serve la monetina. Maybe I can find some loose change in the car. I gotta find something to force the car door open. Devo per forza aprire la macchina. Ci sarà qualche monetina in acqua. Ma cos'è? Dio! Basta. Cazzo significa? Miro per terra. Ma che cazzo vuol dire? Sì, mio signore. Ci sarà una crowbar. Ma non si apre un cazzo. Vedi nel bauletto. Niente. Altro è la stessa macchina che c'era lì. Ci sarà qualcosa in queste valigie. Se non cerchi, non controlli, è normale che non trovi un cazzo, dato che non puoi interagire con praticamente niente. Madonna. E non interagisci. Non interagisci. Allora, trova un piede di porno. No. Ma perché me lo traduce poi? Un piede di porco. Comunque, trova un piede di porco. Il dottor De Santis, che non mi traduce più, madonna. De Santis e sua figlia sono in macchina, privi di sensi. Ci sono molte scatole in giro. Sono state espulse dall'impatto. La portiera della macchina è bloccata. Devo trovare un modo per aprirla. Forse troverò uno strumento tra queste scatole. Sembra ovvio che devo controllare tra queste scatole. Il problema è qual è lo scatolo che non mi fa interagire con un cazzo. Dico, ma no. Qua davanti c'è la ciabatta, io penso sia utile, ma magari il personaggio non la pensa come me. In questi scatoli dovrebbe esserci un piede di porco. Casualmente ne sto vedendo uno, lontano dal mondo. Qualcosa mi dice che questo è interagibile. Ecco il crowbar. In teoria adesso posso aprire la macchina, ma vi rendete conto quanto è bastardo? Come cazzo c'è andato a finire? Poi con quale fisica? Guardate la direzione dell'auto che si è schiantata così, gli scatoli, va, uno va lì. E c'è stato messo. Non è che è stato espulso dall'auto. Ok. Signor De Santis, ma lei non era in ospedale 2 secondi fa? Oh, ho preso le chiavi della macchina. Attenzione. Mi servono delle monetine però. Qua non c'è un cazzo. Io salgo sulla macchina senza un minuto di rispetto. Oddio, guarda però che quanto è triste sta roba. Hanno avuto un tragico incidente. Andiamo nel cruscotto. Ho usato le chiavi della macchina. Monetine. Posso chiamare, ma ho raccolto pure un'altra roba. Guarda lì, la foto mancante. Oh, ma puoi zoomare meno, cortesemente? Questa è la foto mancante. Dietro c'è scritto il ricordo di una bellissima giornata trascorsa in montagna della famiglia De Santis. Abbiamo completato, direi, entrambi gli obiettivi. E adesso dovremmo poter chiamare. Perché devi rompere i coglioni? Che poi è il dottor De Santis, in teoria. Cioè, è lui, ma senza volto. Meno male. Ma che cazzo significa? Sono morto?
Va bene, se mi avvicino qui muoio. Abbiamo capito. Dopo tre tentativi è un chiaro segno. Quindi io qua non ci devo andare. Come help me? Ah, quindi devo tornare indietro. Signor De Santis, vedi che è lei quello lì. Cosa? Cosa cazzo suoni? Cosa devo fare? Ti entro in macchina, ho preso le monete. Sono cagato, raga. Però ho preso... Abbiamo il piede di porco. Abbiamo la chiave degli archivi. Un'altra chiave? Ah, la chiave della macchina. Possiamo aprire la macchina. Se soltanto ritornassimo sotto, che magari ci fosse un modo per aprire ste porte che si chiudono e si aprono, perché il gioco è molto lineare, come avete notato. Non è che possiamo andare dove cazzo vogliamo. Intanto la foto mancante ce l'abbiamo. Eccola qua. Ok. Penso di averlo già incontrato, quel bell'uomo. Posso andare tranquillo senza... Ah, tra gli obiettivi abbiamo soltanto il coso dei pazienti. E qui si è rispenta la luce. Perché? Non si apre un cazzo. No, Giacomo. Ma che Oddio, mi fate impressione. Oh. Vai via. Sei il cesso della vita. Mi difendo qui io. Accendi la luce. Vedi che è molto più tranquillo. Questa è la prima volta che un cesso diventa così utile. Facciamo finta che abbiamo fatto i nostri bisogni. Adesso normalmente usciamo come una felice giornata di sole. Vedi, si è aperta pure la porta. No, no, esci. Esci. C'è la luce? C'è la luce. C'è la luce. Guarda dove siamo usciti. Qua c'era Renato Zero. Ok. Ok, ok, ok. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. E allora, ok. Adesso dobbiamo andare nel nostro ufficio. Abbiamo due cose da fare, perché abbiamo sia le chiavi della macchina, quindi possiamo ritornare bene o male in cantina a vedere cosa si può fare, o sia nel nostro ufficio. Io vorrei andare nel nostro ufficio perché l'obiettivo è comunque di cercare la cartella dei pazienti, che dovrebbe essere in teoria qui, con queste grandissime illuminazioni. Allora, la chiave è questo. Il codice... Ah, è un numero, non è una lettera. Ma ce l'avevamo, quello che potrebbe essere il codice. Vedi? Rispondi alle domande e trova la parola nascosta. Scusa, quando inciampo sto per barare. Si trova nell'aria ascia. Che cazzo di senso ha? Tiene ferma la nave... Stanze. E amare. Ma che cazzo di senso è? Allora, il problema è che qua abbiamo il codice, abbiamo la chiave, semplicemente manca la combinazione. Allora, una cosa è sicura, il codice dovrebbe trovarsi su questo puzzle. Il problema è quando inciampo... Topper. Cazzo significa? Trova la parola nascosta. Ma a meno che la parola nascosta è il numero... Che ne so, tipo barare ed è B, A, R, A, quindi 4 e 5 è il primo numero, tipo... Secondo questa logica dovrebbe essere quindi 5, 4, 2, 3. 5, 4, 2, 3, ma veramente? 5, 4, 2, 3. Non penso a una minchiata del genere. No. Oddio! Ma veramente? Ma vai a cagare! Ok, pazienti. File 1. Ok, pazienti file 1. Pazienti file 2. Pazienti file 3.
Nome Caterina, guarda qua, ce l'avevo io nel registro, questo l'avevamo visto, è mancata, cagare Caterina. Questo qui, summon, cazzo significa questa nota incredibile? Andiamo di Google Traduttore che ci aiuterà nella ricerca. Il tribunale di Torino, rappresentato dal giudice Alberto De Messina, preso atto di prove presentate dall'inquirente ordinanze di procedere nei confronti del signor Angelo De Santi, aliara difesa dall'avvocato Martino Del Bosco per reato di omicidio colposo in danno di Camilla De Santi, se è stato un incidente. Il tribunale di Torino. L'imputato guidava un Alfa Giulia targata, vabbè, ok, lungo la strada provinciale della 109, provenendo al limite di velocità. Ah, questa è proprio l'accusa che le è stata data in tribunale. Abbiamo fatto tutto però in teoria. Quindi Glovo? È Glovo? Andiamo, scusa, che cazzo ha suonato? Qua c'era il demonio là dentro. L'unica cosa che possiamo fare è massimo scendere là sotto e aprire la macchina. C'è un mare di porte chiuse, tra l'altro. Ma proprio la porta principale, che cazzo è che suona, scusa? Che orario è? Who is it? Evening, Inspector. I'm Agent Roberti. Angela told me you needed help. What happened? Here, I've got the door. Ok. Oh, che cazzo è? Leon di Resident Evil? Listen, down in the cellar is this... I don't even know what to call it anymore. It's unnatural. She's crazy and she tried to kill me. I barely managed to escape and barricade the door. Follow me, I'll show you. Ehi, con quale sguardo me lo stai dicendo? Polizia, attenzione, guarda lì, hai la pistola, siamo a posto, vieni qua, seguimi. Guarda come lì, mamma mia, ma quanto è fatto bene. Cioè, nel senso, sì, fatto un po' a caso, però poteva essere fatto meglio. Guarda che c'è Satana, però. No. Era chiusa. We have to find her. No, dove cazzo è finita? Non lo so. Follow me, Inspector. Cos'è? I'm armed. Seguimi, Inspector, sono armato. Be careful. Oddio, ma che posizione hai assunto? Ok, io seguo lui. Che cosa sta succedendo? Guarda il movimento sinuoso, muove le chiappe. Io le copro le spalle. Cazzo cammini, perché sculetti ogni tanto? Cammina e va. Oddio! Sì, ma come faccio a sparare? E qui non c'è. Ah, devo provare in calco. Vai a cagare. E quindi è così che devo uccidere. Aspetta, quindi ora lui subisce corpo de corna. Ah! Corpo de corna! Ah, non è qui. Non è qui? Allora sei qui. Ho sbagliato. Ma cazzo di truffa. E prima era il destro. Ora mi preparo più col destro e sinistro. Però peccato che il poliziotto viene qui in casa. Controlliamo la zona. Cazzi pazzi. Esploso. Che poi io dico una cosa. Se potevamo tranquillamente aprire la porta, perché cazzo non ce ne siamo andati dall'inizio? Siamo rimasti qua a investigare. Ah, vai a cagare. Fatto pure bene. Guarda come si chiude il demonio. Dobbiamo stare attenti. Oh! Io ho sparato così. Già, però non è possibile, ragazzi. Se sbagli, ti fa ricominciare da lì. Fammi ricominciare mentre apro le porte. Qui. Ok. Fuori un colpo. Niente. Allora è qui. Niente. Dove cazzo sei, demonio? Posso aprire qualsiasi porta? Non c'è niente. Lei è in questa stanza. Può essere anche sopra, volendo. Questa qui? Ed è sempre chiusa. Cazzo sei. Ah, corpo de corna. Penso di doverlo fare un'altra volta. Vuoto. Dai. L'ho fatta fuori? Cazzo, ho finito i colpi. Cerca un'altra arma. Ma vai a cagare. Ma tra l'altro perché si è abbassato il volume del gioco così che non sento un cazzo. Cerca un'altra arma. Dove la posso cercare? In cantina? Che mentre apro la macchina. Magari nella macchina. Direi di no. Che qua è chiuso. Dove cazzo li posso trovare i proiettili? Madonna, perché devi rompermi i coglioni? Questa è chiusa. Qua nel cesso. Ma qua non può essere. Devo cercare. Ma ti puoi chiudere, madonna. A meno che salgo sopra. Ma non è che ce l'ha lui il poliziotto. Magari ha dei colpi. Ma poi trovo un'altra arma. Magari devo prendere qua l'ascia. Non puoi prendere l'ascia. Dio, ma qua è una strage. Ma non c'è un caso. C'è sempre il solito schifo. Ma qui che è sempre stato tutto chiuso. Magari troviamo roba. I need key. Serve la chiave per non aprire un cazzo.
cazzo la posso trovare dei proiettili? Non c'è nulla. Ho già cercato 26 volte in questa zona. A sto punto dobbiamo salire, a meno che ci faccia andare qui. Qua no, questo è un bene. Nel sottoscala, vabbè, non penso. Sì, ci servono dei proiettili. Vaffanculo. Non mi ricordo ci fosse un punto dove magari... Comunque, oggetti nuovi non spawnano. È qualcosa... Ma quella lì era sempre stata così? Si è aperta ora la porta. Se me le apri dopo le cose, hai voglia di girare come un coglione. Dio, siamo nella veranda. Qua non c'eravamo mai stati. Ma così che tavolini di plastica, raga. Classiche case italiane. Posso entrare qui? Ok, l'ho aperto. E dai, per forza qui. È tipo un piccolo scantinato. Ho usato il piede di porco. Cos'è? Chiave per basement, per la cantina. Attenzione. Ho trovato il fucile, non ho le munizioni, però prendi la palla. Qua sembra tipo una tomba, sembra scavata sta terra qui. Quindi abbiamo la chiave della cantina, dobbiamo riandare in cantina. Il cadavere era qui, non c'è più. Abbiamo il fucile, abbiamo... Oh cazzo, oddio, e come cazzo lo evito il poliziotto? 100 euro che sale qua, perché quando ti nascondi il gioco per farti venire più ansia, ti fa arrivare lui proprio davanti a quell'armadio. E casualmente... Vedi dov'è la manina? Casualmente lui non vi cercherà più. Quindi se quello ci prende, a meno che possiamo evitarlo un po' come la signorina... Mancherò! Poi che si nasconde con una calma. E due coglioni, e io come cazzo faccio? C'ho quella luce così non ci veda. Buongiorno! Comunque posso schivarlo, a saperlo prima lo evito, vado in cantina. Ok, abbiamo preso il fucile, abbiamo preso la chiave. Vabbè, riproviamoci. Tommy sta sui coglioni sto gioco. Era qui, e qua lo schiviamo direttamente. Ecco, stati calmo. Aspetta, mi fai passare cortesemente? Grazie. Arrivederci. Cioè, bastava fare così per farvi capire, cioè. Assurdo, non so cosa pensare. Allora, i proiettili, secondo me, sono in macchina a sto punto, perché noi abbiamo le chiavi. Oddio! Ma veramente? Cerca i proiettili, va a cagare. Ma cerca i proiettili però con calma. E io penso siano in macchina, perché abbiamo le chiavi della macchina. Come cazzo lo evito? Vabbè, devo fare la sequenza. Ah, cagare. Meno male che è tutto con calma. Se ne vada. Lei è qui ancora che mi insegue. Mamma mia, sei proprio incazzato. E niente, ho sbagliato, madonna. Guarda quanto sono veloce. Invece certe volte non cammina proprio. Allora, si allontana, rompi i coglioni. Ho trovato i colpi. Ok. Posso spararti in gola? Oh. Che cazzo. Ah, era Caterina. Why are you here? Who did this to you? Your parents. They told me you died. That you took your own life. All this time you were at the hospital. Why did you end up this way? It was all my fault. I was... Vabbè, dai, vai a cagare, va, 2 ore. After I... Oh God, I've never forgotten you. My Caterina. È morta Caterina. Vediamo cosa... Non ha... Ah, si è finito così. Con l'inquadratura, che pacchio delle...